Amici, bentornati sul canale Nome Mila Giri, elaborazioni autosportive. Oggi facciamo una puntata particolare, un po' didascalica, per coloro che sono rimasti interessati al discorso delle auto elettriche che abbiamo pubblicato più di una volta, iniziando con un video molto famoso che è andato in onda l'agosto dell'anno scorso. Volevo a questo punto, a distanza quasi di un anno, fare un po' il punto della situazione. Se siete interessati all'argomento, seguiteci durante la puntata. Sigla! Allora, come ho premesso, volevo riprendere un attimo, rifare un po' il punto della situazione a distanza di un anno, mettendo alcuni paletti, alcuni elementi in più rispetto a, diciamo, delle opinioni che avevo espresso nel famoso video dove avevo criticato, direi abbastanza col macete, l'idea delle macchine elettriche. A distanza di un anno direi che non mi sono affatto ricreduto, anzi ho degli elementi in più per portare avanti la mia tesi che riguarda appunto il fatto che il concetto delle macchine elettriche è e rimarrà sempre un'eterna utopia irrealizzabile, quantomeno nelle condizioni in cui è stata pensata. Diciamo che l'artefice di questa bella pensata parte dal vertice, quindi partiamo dal vertice. Il vertice è Ursula von der Leyen, che è il Presidente del Consiglio europeo, che probabilmente non ha ben chiaro o ha buttato giù quest'idea senza probabilmente accendere alcune parti del suo cervello, quindi facendo un ragionamento del tutto ipotetico, del tutto idealista, senza andare poi a sviluppare un'analisi prospettica che avrebbe evitato tanti e tanti problemi. Adesso, senza entrare nello specifico su quello che è l'andamento dell'elettrico in termini di numeri, in termini di questioni tecniche, quello che mi premeva oggi, visto che è abbastanza di attualità il discorso di Ilaria Salis, che si può collegare in maniera abbastanza precisa anche al concetto di coloro che sostengono l'elettrico. Allora, ho preso spunto da quello che è successo in questi ultimi giorni, che appunto tratta di Ilaria Salis, per riprendere a cascata e rifare un punto della situazione di tutti coloro che sono da quella parte della barricata. In sostanza, Ursula von der Leyen l'ho già elencata prima. Quello che riguarda la parte italiana è il partito di Alleanza Verdi e Sinistra, dove i due personaggi, Bonelli e Frattoianni, sono il deus ex machina di questa compagine politica. Compagine politica sulla quale evito di fare commenti perché sia per quanto riguarda i Verdi, che ne hanno fatte una più di Bertoldo, fanno delle campagne dove praticamente non si può fare nulla secondo il loro punto di vista, né tantomeno il fatto che sono una compagine di estrema sinistra. Io, per chi mi conosce, sa che sono totalmente dall'altra parte, coloro i quali sono di estrema sinistra mi lasciano un po' di pruriggine sulle mani. Giusto per andare a ritroso sulle genialate di questi due paladini del Green Deal, ricordiamo che questi due elementi sono coloro che hanno supportato il famoso Soumahoro e la moglie di Soumahoro, la suocera e quant'altro. Non mi dilungo sull'elemento e sulla figura veramente da cialtroni che hanno fatto loro, in funzione di un altro cialtrone che era appunto il signor Soumahoro, la moglie e quant'altro. Però, a prescindere da questo, l'attualità riguarda appunto questa Ilaria Salis e questi due fenomeni, così come hanno sfruttato, facendo una figura veramente assurda, un autogol assurdo, questo signor Soumahoro, stanno cercando, non paghi, stanno cercando di fare la stessa figura da cialtroni, tirando fuori come il jolly dalla manica, questa Ilaria Salis, pensando che appunto gli possa portare diciamo dei vantaggi a livello politico. Allora, intanto cominciamo a definire chi è questa Ilaria Salis. Sappiamo tutti che è un'anarchica militante antifascista, è un insegnante, non si capisce che cosa insegni, perché una che va in giro col bastone a menare la gente che non le aggrada da un punto di vista politico, non so cosa diavolo possa insegnare. Comunque pare sia una insegnante di Monza. Ha fondato un centro sociale e bellamente, tanto per
chiudere il quadretto di questo personaggino, occupa abusivamente dal 2008 una casa popolare che potrebbe essere benissimo allocata a qualcuno, diciamo, con più necessità o con più graduatoria di lei. Lei invece si è piazzata in questa casa, ha accumulato debiti per 90.000 euro, debiti che dobbiamo pagare noi. Io non dico niente, ma a me di dare i soldi a questa signora Ilaria Salis, che sia anche un euro, permettetemi, ma mi girano fortemente i coglioni. Questo è il mio inciso. È proprio rubare, cioè significa rubare, come quelli che si infilano nella casa di uno che, poveretto, è andato a fare una visita, il poveretto torna, e ce ne sono decine di video come questi, e io dico sempre, meno male che non succede a me, perché sennò questi qui, non so come andrebbe a finire la storia, io non sono molto bonario su queste cose, mi fanno ribollire il sangue queste cose. E questa cosa qua di Ilaria Salis è esattamente la stessa cosa, non avrà cacciato fuori uno a malo modo, magari una vecchietta di 70 anni, ma si è appropriata di un bene che non è suo, è di un bene della comunità. La comunità siamo tutti noi, io compreso, e di dare una parte delle mie tasse alla signora Ilaria Salis non mi va. Questo è. Andiamo avanti con la descrizione. Questa signora qua ha quattro condanne definitive per lesioni e 29 denunce in corso. Quindi direi che un personaggino, un filino problematico. L'ultima bella pensata di questo individuo è stata quella di andare in Ungheria, sapendo perfettamente che l'Ungheria non è l'Italia, dove in Italia vincono solo quelli che fanno malefatte e a discapito di quelli che fanno le persone oneste, probabilmente non ha letto bene com'è la legislazione in Ungheria, ha pensato bene di andare a dare quattro legnate a un nazista, che giustamente, ingiustamente, non me ne frega niente dello scopo della manifestazione, di che cosa volesse fare lui. Questa qua dall'Italia è andata in Ungheria, ha preso a legnata questa persona, prognosi di 8-10 giorni, e questa qua l'hanno blindata e rischia fino a 24 anni di carcere. Giusto, esagerato, le catene, non le catene, non me ne frega niente. La cazzata l'ha fatta lei, non l'ha fatta quello che ha pigliato le legnate. Cerchiamo di essere coerenti. Poi sulla sproporzione di alcune cose ci si può anche, ne possiamo anche discutere. Rimane il fatto che chi è, come dire, chi sbaglia paga. Allora, questi due personaggi qui, questo Bonelli e Fratoianni, Bibi e Bibò, il gatto e la volpe, chiamiamoli come volete, hanno preso la palla al balzo e hanno appunto deciso di militare nelle loro fila questa persona, la quale ha avuto, e lì è veramente la cosa tragicomica. Ci sono delle questioni alle quali io vorrei delle risposte. Spero che poi nei commenti ci sia qualcuno che mi dà dei commenti o quantomeno delle spiegazioni esaustive. Questo personaggino abbastanza pittoresco ha preso 173.000 voti. Quindi questa persona qua ha preso 173.000 voti, di cui il 10% solo a Milano. Allora, visto che io vivo a Milano e visto che a Milano non è la prima volta che succedono cose di questo genere, io sono convinto che questo 10% sia frutto dei soliti radical chic, chiaramente i milanesi con Rolex che abitano nel quadrilatero della Milano Bene, che hanno soldi a palate, ai quali non gliene frega niente di nulla e di nessuno, prendono queste campagne e così, ma senza avere senza fare un ragionamento logico, solamente perché dal loro punto di vista può essere un aspetto interessante sul quale dare un appoggio. Quindi il 10%, i 173.000 voti sono 17.000 voti che questa tizia qua si è presa nella circoscrizione di Milano. Mi piacerebbe riuscire a parlare con qualcuno, e lo farei molto volentieri, per capire le motivazioni. Allora, a me va benissimo chiunque, io sono, non discuto su nessuno, però abbiate pazienza. Non era molto meglio prendere un personaggio tipo, dico io, una Samantha Cristoforetti o qualcuno di questo genere, gente con le palle, gente con veramente la testa, la logica, un'italiana vera, una che, come dire, gratifica l'Italia, non una che deprime l'Italia, perché una persona di questo genere è una persona che deprime l'Italia.
allora ci sono altre strade, altre persone che potrebbero dare lustro a una. Mentre queste persone qua hanno fatto un ragionamento puramente di marketing, marketing politico. E siccome questi personaggi qua sono fra coloro che hanno sempre rotto le palle anche sul discorso delle macchine elettriche, ecco qui il link, la similitudine appunto quando parliamo di Ilaria Salis. Poi a cascata vado a fare due ragionamenti che avevo già fatto ai tempi sugli altri due personaggi che gravitano sempre attorno al concetto delle macchine elettriche, senza secondo me aver ben collegato le due cose se non per questioni puramente personali. Il primo lo conoscete perfettamente, io abito a Milano, il famoso Don Beppone, Beppe Sala o Sala con la H. Ribadisco il fatto che questo personaggio qua è stato condannato dalla Corte di Appello di Milano in primo grado a 6 mesi per aggiotaggio durante i fatti dell'Expo, condannato in secondo grado a 45.000 euro e magicamente reato, mandato in prescrizione grazie ai suoi amichetti e alle sue conoscenze con la Corte di Appello di Milano. Dal mio punto di vista, il reato l'ha commesso, che sia andato in prescrizione me ne può fregare di meno, ha comunque fatto un reato, il reato gli rimane, quindi il fatto di essere amministrato da una persona che ha fatto un reato è un'altra delle cose che mi fa ribollire il sangue. Mettiamoci anche il fatto che la sua compagna si chiama Chiara Bazzoli ed è figlia di uno dei più grossi banchieri in Italia, e questo descrive esattamente la figura, lo stereotipo del radical chic di Milano, colui il quale si è messo in testa di enucleare da Milano qualunque forma a motore, rimarranno solo i piccioni, le biciclette in contromano e i monopattini. E lui con la sua auto blu che si sposterà da Palazzo Marino a dove cacchio vorrà. Ecco, questi sono personaggi con i quali non vado tanto d'accordo. Perché proprio è una questione di ideologia, non di ragionamento logico, e l'ideologia non porta mai a dei risultati concreti. Ultimo personaggino che avevo già citato e che anche questo fa parte della cordata dell'aver buttato benzina sul fuoco per quanto riguarda l'abolizione delle auto a combustione termica, è la signorina Thunberg, Greta Thunberg, la conoscete perfettamente, ambientalista incallita. Io l'unico appuntino che dico, che probabilmente, non probabilmente, basta documentarsi, non è che vado a leggerlo sul manuale delle giovani marmotte, andate su Google, vi tirate giù due dati come li ho tirati fuori io, li tirate fuori anche voi. Questo bel personaggino avrà tutte le sue motivazioni, tutto quello che volete, le sue problematiche fisiche, nessuno le toglie niente, rimane il fatto che ha avuto un tornaconto da questo modo di pensare, supportata dai genitori che sono abbastanza attenti al frusciante, al soldo, alla sonorità del soldo, e facendo due conti, questa signorina qui ha già accumulato più di 1 milione di euro. Ha fatto una fondazione per la quale ogni tanto caccia dentro dei soldi, ma di suo arricchimento personale si è già guadagnata più di 1 milione di euro grazie a queste campagne, alle varie ospitate o quant'altro. Quindi anche in questo caso trovo, con tutte le ragioni, non entro nel merito, entro solo nel fatto che probabilmente per una persona che decide di intraprendere questa strada c'è anche un retropensiero più o meno solido per arricchirsi da un punto di vista personale. Ecco, io ogni tanto faccio dei punti della situazione e riprendo un concetto del quale io sono assolutamente convinto. Ci sono persone coerenti e ci sono persone un pochino più ideologizzate, perdono, mi veniva il termine. Io preferisco le persone coerenti, le persone con ideologia le lasciò a casa loro e se si vogliono arricchire si arricchiscono non alle spalle degli altri. Io penso anche in questo caso di aver dato un quadro preciso, aspetto molto volentieri i commenti sul video, soprattutto se qualcuno ha votato in maniera con criterio o con coscienza una come Ilaria Salis, mi piacerebbe capire
le motivazioni, capire il perché ha votato lei e non ha votato una persona più di spessore. Cioè, la prossima volta votiamo anche Giuliani, quel ragazzo che ha minacciato un carabiniere a Genova e che ci ha rimesso le bucce perché è andato lì e voleva tirare un estintore in testa a questo povero carabiniere, gli è stata addirittura intestata una piazza a Genova. Non apro neanche questa polemica perché poi mi sembra di esagerare, però ecco, quei personaggi lì, ripeto, fanno prudere, è meglio che me li tenga lontani. Questo è il mio pensiero, poi ognuno la può decidere come vuole. Io direi che per il momento è tutto, un bel like se vi è piaciuto, cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!